dopo. Io non dimentico. E così come fai sempre con tutti. In questi anni hai raccontato bugie sul fatto per il Sud, facendo perdere l'opportunità per il nostro paese. Chiediamo qual è la spiegazione vera, a parte tutte le sciocchezze che hai detto in queste serate per giustificare le tue inefficienze. Così come ti ho detto da invidiare gli altri, e saremo noi a privilegiare sempre i nostri professionisti locali. Piedimonte prima di ogni cosa. Fino a ieri sera l'ufficio tecnico si è attivato per redigere quei preventivi. Ci hanno pensato gli ultimi 4 anni e mezzo per far vedere un po' di movimento a Piedimonte. La sostituzione delle lampade, i lavori di manutenzione, di pulizia, l'ufficio tecnico che si spacca la schiena attivandosi tra un progetto e l'altro. Ma credete che la gente non se ne sia accorta che tutto sta avvenendo nel periodo preelettorale? Per non parlare delle promesse, le più svariate ed assurde, oltre ai lavoretti dell'ultima ora, acquistata per 18.000 euro e ben 7.000 euro in più rispetto all'acquisto in contanti. Ve l'ho già detto l'altra sera, ve lo ripeto, dovete pagarla voi 48 rate a 419 euro al mese. Poi mi chiedo, ma dove sono andate a finire i soldi incassati dalle multe? Disastrosa situazione debitoria del comune di Piedimonte, che il sindaco sta portando al tracollo, un'altra fase del nostro sindaco, che detta da me, proiettato qua, che praticamente si riprendeva il video, ha detto: ormai non c'è più tempo, non fagli dire a Pippo il programma, non faglielo iniziare. Lui ha cambiato la frase. Anche il sindaco Pippo Cavallaro non voleva che Fina leggesse il programma, perché è scandaloso il nostro programma. Di residui passivi. E 10 milioni di euro di residui attivi. Vogliamo vedere il primo video di quello che ha detto ieri sera il sindaco? La casa di tutti, il consiglio di ognuno sarà ben accetto, non faremo distinzione di chi è stato da una parte o dall'altra, non l'ho fatto mai e non lo farò se diventerò sindaco di questa comunità. Il mio obiettivo è quello di far diventare Piedimonte centrale nelle dinamiche di sviluppo territoriale. In questi anni siamo stati con te, che fai il professorino dal palco, al traino di Castiglione, di lingua glossa, addirittura di riposto. Noi ci siederemo a capotavola, perché Piedimonte conta prima di ogni cosa. Non in un angolino qualsiasi del tavolo, ma a capotavola. Noi ci vogliamo essere quando si parla di sviluppo del porto turistico, quando si parla di Etna Nord, quando si parla di ferrovie Circumetinea, quando si parla di SS 120, quando si parla dello sviluppo dell'intero territorio. Noi ci saremo e diremo la nostra. Per questo motivo vi chiediamo il consenso. Il 10 giugno votate la lista Forza Costante. Viva Piedimonte! Thank you.
dimostrazione. Allora, carissimo portatore di cambiamento, ricordati che quando parli di me, il mio non è stato un passato recente come il tuo. È da 24 anni che sono impegnata in maniera attiva, dando il mio contributo quotidiano a questa comunità. Io faccio parte di quelle compagine che ti ha preceduto negli anni, quella compagine che ha realizzato tante e tante di quelle cose che hanno portato benefici a questo paese e ai suoi abitanti. Non c'è nessun paragone con quello che, per cui tu ti vanti. Non esiste comportamento che ti possa eguagliare. Io non sono quella persona da te definita ignorante ed incapace, che però ha contribuito a realizzare quella persona incapace e ignorante. È riuscita a realizzare insieme ai suoi compagni di viaggio di questi anni la delegazione di Presa, la costruzione di 20 alloggi popolari in via Rosario Pollicina, il rifacimento della Chiesa Madre, la messa in sicurezza delle scuole materne Monsignor Cannavò, la palestra chiusa, la sistemazione esterna della palestra, la ristrutturazione della Chiesa San Michele, la sistemazione di via Spinella Presa, il metano, signore, se avete il metano, è questo ignorante insieme agli altri che l'ha fatto fare. L'impianto di depurazione, il restauro dei soffitti della casa comunale, la facciata della chiesa madre, il monumento al fondatore del paese che tu volevi spostare per mettere il monumento degli inglesi. L'illuminazione emotiva dei cimiteri, la ristrutturazione dell'ex omine, il mattatoio comunale, la ristrutturazione della chiesa del convento, l'apertura della via di via Bonaccorsi. Abbiamo fatto oltre 20 cantieri e ve ne abbiamo lasciato uno quando ce ne siamo andati, con l'indicazione della sistemazione di piazza Matteotti. 15 anni di lavori continui e che tu che hai fatto? Due progetti che ancora non si sa, manco se te li finanziano, non si sa ancora, non si sa. I contributi per le facciate, la gestione dell'emergenza quando nel 2002 c'è stato il terremoto, la nostra amministrazione è stata attenta, noi siamo stati quelli che abbiamo fatto nascere la festa della vendemmia. Per fare stare bene gli anziani, per i nostri giovani, per i nostri bambini. Ricordati che tutto questo, io sono qua per dirvi io ci sono, noi ci siamo. Il 10 giugno, se volete, vi fate